Hanno vinto per 1-0 le ragazze di Ilaria Leoni ad Avellino contro la neopromossa Vis Mediterranea. Decisivo rigore dell'Amaranto Corazzi a 10 minuti dalla fine. Tornata in azione anche la capitana Razzolini, che era rimasta lontano dal campo per le prime due partite della stagione. L'episodio decisivo dunque al 79esimo a Samoava è scivolata per bloccare la cavalcata di Carcassi, ma entra male e travolge la numero 7 Amaranto. Un gol su rigore che ha sfruttato per le Amaranto tre punti pesanti. Partita tosta, impegnativa, faccio anche complimenti alla squadra avversaria perché ci ha messo in gran difficoltà, è stato anche un gran portiere che abbiamo trovato, però sono veramente contenta della nostra prestazione perché siamo riusciti a portare a casa questi tre punti in un campo non facile, dove comunque chiudevano tutti gli spazi perché si erano messi tutti dietro. E quindi siamo riusciti poi a sbloccarlo il calcio di rigore di Alzio, e quindi sono veramente contenta di questo. Sì, siamo molto contente della nostra prestazione perché comunque sapevamo che era una partita molto difficile, loro si chiudono tutto dietro, è un campo comunque molto piccolo, avevamo fatto tanto la palla, dovevamo avere pazienza. Primo tempo abbiamo avuto tante occasioni, purtroppo non sono andate in rete, ma si era entrata nel secondo tempo con ancora più finta, l'abbiamo finita lì e alla fine per fortuna, ma in realtà per merito arrivavo il rigore, poi il gol, sono molto contenta del mio primo gol, ma sono per la distanza della squadra.